Ciao a tutti, un solito 10 Brothers, qui è Fede. E oggi mio padre vi porterà la decklist di Sorella da Battaglia aggiornata GBT8. Ok, allora, mazzo che ho portato all'ultimo local, carino, finalmente si può giocare questo mazzo, questo archetipo. Allora abbiamo Compote, Sorella Battaglia come starter. Gioco lei invece di Waffle con la DB5 perché lei ti permette di guardare, cioè al costo di un contrattacco, guardi le prime tre carte dalla cima del deck. Se sono tutte sorelle da battaglia, ne aggiungi una alla mano, quindi ti fa aggiungere carte alla mano. Mentre Waffle ti permette di schierarle in campo e gli dai più 2000. Visto questo mazzo con l'abilità oracolo vuole avere tante carte in mano, preferisco giocare lei come carta. E mi sto trovando anche abbastanza bene. Quindi lei ha, oltre all'abilità precursore, appunto, quando ci andiamo a convocare un'altra unità, si sposta un certo di guardia, questa abilità, appunto, pagando un contrattacco, guardiamo le prime tre, se sono tutte sulla battaglia, aggiungiamo una alla mano. Questo è lo starter. Poi, G0, andiamo con gli inneschi. 4 cure, quelle con sorella da battaglia, molto belle, perché servono. 4 pescate, sorella da battaglia, perché vogliamo avere tante carte in mano, appunto per l'abilità oracolo, che ne vuole almeno 5 o più. E poi anche perché sono gli unici inneschi che hanno sorella da battaglia nel nome. Poi, 4 critici di quelli sorella da battaglia generici e 4 critici Muffin sorella da battaglia. Questo è molto forte come critico perché ha un attivabile in retroguardia da poter mettere in cima al deck e scegliere un'altra nostra unità con sorella da battaglia e dargli più 2000, più 3000. E un automatico in vanguard retroguardia che quando quell'unità attacca un vanguard, se siamo in oracolo, quindi abbiamo 5 o più carte in mano, stappiamo 2 danni. Ottimo per stappare danni, fortissimo. Poi G1, 2 di Cocoa, sorella da battaglia, carta molto vecchia, molto bella. Lei dice automatica, quando viene messa in vanguard o retroguardia, possiamo guardare la prima carta alla cima del deck, scegliere se metterla in cima o in fondo, quindi ci può servire per appunto settarci la prima carta per poterla pescare appunto per fare per il controllo d'assalto. Poi 2 di, questa si chiama Syrup, sorella da battaglia. Lei dice in GB1 automatico in retroguardia che quando questa unità supporta facciamo una carica dell'anima. Ci serve appunto per avere la carta in anima per le varie abilità che poi dopo guardiamo. Monocopia perché non ne gioco 3 di sirup perché poi è troppo pesante. Di Rask, sorella da battaglia, lei dice che automatica in retroguardia quando questa unità attacca. Se abbiamo un Vanguard con sorella da battaglia, possiamo togliere una carta dall'anima e dargli più 3000 fino alla fine del turno. E poi ha resistenza come carta, sia in Vanguard, in retroguardia o anche nella zona del guardiano. Non può essere spaccato o ritirata per effetti delle carte dell'avversario. Poi abbiamo 4 perdi, quello che è il G1 probabilmente più forte. Lei automatica in retroguardia, quando questa unità attacca, se abbiamo un Vanguard sorella da battaglia, prende più 3000, 10.000, quindi attacca anche le retroguardie da 10.000, quindi è forte in early game, molto forte. Poi abbiamo 4 PG, tutte sorelle da battaglia. Carta vecchiotta. Poi abbiamo G2. Allora, giochiamo 2. Lei è Padding ed è il G2 del mate della Legion che giochiamo.
Lei ha un'abilità automatica in retroguardia che quando queste unità, l'attacco di queste unità colpisce un Vanguard, possiamo scegliere un'altra nostra unità con sorella da battaglia, dargli più 3000 e stappiamo un danno. Quindi anche lei, ottimo per fare pressione come G2. 3 della carta Anxe Common, penso più forte in assoluto di questo mazzo perché fa fare le colonne grosse in alcune situazioni. Ed è Barry Moose, sorella da battaglia. Lei dice: automatico in retroguardia. Quando un'altra nostra unità con sorella da battaglia viene messa in Vanguard o retroguardia, lei prende più 2000. Quindi ottima, se nel turno di G3, per esempio, convochiamo, se ce l'abbiamo già giù, convochiamo il G3, lei prende più 2000, stridiamo, un'altra unità va nel Vanguard, lei prende più 2000, diventa un 13, poi magari schieriamo 3 retroguardie, altri 6000, quindi praticamente diventa un 19 da sola. Oltre al fatto che potremmo aggiungere, magari averle schierate ancora una e così via. E diventerà anche un 21 eventualmente da sola. Molto forte, soprattutto in early è anche forte perché ti permette, non essendo in GB1, ti permette di fare delle colonne grosse già in early, quindi se schieri tutto il campo, lei prende più 12.000, no, più 8.000 prende, può arrivare a prendere in più, quindi diventa un 17 da sola. Fortissima. Poi abbiamo carta vecchissima, Cocotte, sorella da battaglia. Lei dice che automatica in Vanguard retroguardia. Quando l'attacco di questa unità colpisce un Vanguard, possiamo tappare un danno con sorella da battaglia nel nome. E possiamo guardare la prima carta del deck. Se è una sorella da battaglia, la riveliamo e l'aggiungiamo alla mano. Tutto il mazzo è sorella da battaglia, quindi fa pescare fondamentalmente, anche se poi la facciamo vedere anche al nostro avversario. Lei è forte, gioco 3 perché è forte, perché in early lei ci permette di fare pressione all'avversario, insieme al G1 da 10.000 e tutte le altre carte. E anche appunto a Barry Moose. Poi giochiamo 3 copie dell'altro G2, totale di 11. Questo qua ha una continua in GB1 che lei si chiama Crep. Perché tutte le carte oracolo, sorella da battaglia, hanno nomi di dolci, perciò quindi no, tutti i nomi sono di dolci. Lei ha una continua in retroguardia, GB1, quando questa unità prende più 2000, quindi praticamente in oracolo, naturalmente, quindi dobbiamo avere 5 più carte in mano. Se abbiamo 5 più carte in mano, lei anche nel turno dell'avversario è un 11, perché è una continua. Poi abbiamo un'automatica in retroguardia che quando l'attacco di questa unità colpisce un Vanguard, se abbiamo un Vanguard di grado 3 con sorella da battaglia, possiamo tappare un danno e pescare una carta. Sempre con sorella da battaglia, anche questa richiede un danno con sorella da battaglia, ma tutte le nostre carte sono sorella da battaglia. Anche questa ci fa fare tanti più in mano, tanti plus. Poi andiamo su G3. Allora, noi giochiamo 9 G3 perché non giochiamo in straight folder. Giochiamo 2 del 1000 foglie sarebbe sorella da battaglia. Lei ha un'attivabile in GB1 che possiamo tappare 2 danni e guardiamo le prime 2 carte della cima del deck, ne aggiungiamo una alla mano e una la mettiamo in fondo. Quindi può essere utile per pescare se non vediamo i G3 quelli giusti. Altra abilità che è comoda, diciamo, perciò la giochiamo. Quando viene messa in Vanguard, possiamo tappare un danno, togliere una carta dall'anima e peschiamo una carta. Quindi se non vediamo i G3 giusti, la mettiamo in Vanguard, ci peschiamo una carta, magari poi ci andiamo a prendere appunto la carta che ci andiamo a pescare la carta che ci serviva e quindi può essere utilissima. Poi 4 per del G3, quello che vogliamo sempre avere in Vanguard, che è Madeleine, sorella da battaglia. Lei ha allora un automatico in GB2,
alla fine del turno del nostro avversario. Se le nostre unità in campo sono 3 o più, e se abbiamo 3 o meno carte in mano, possiamo tappare un danno. Questo è un GB2, eh? E pescare una carta. Quindi se per caso abbiamo difeso, abbiamo solo 3 carte in mano, 2 o una, possiamo tappare un danno e pescare. Automatica, fortissima. Poi, automatico, quando una nostra unità con sorella da battaglia trascende su questa unità, quindi fa trascendenza, possiamo dargli un effetto automatico che dice al nostro vanguard, qui scegliamo il nostro vanguard, gli diamo un effetto automatico che quando una nostra retroguardia con sorella da battaglia, alla fine della battaglia in cui è attaccato, non ha colpito, possiamo togliere una carta dall'anima e stappare un danno, che va in combo col G4, che poi vedremo. Poi, 3 copie della Legion. Lei è Gelée, sorella da battaglia, fa Legion appunto con padding G2. E eccolo, possiamo vedere qua. Eccolo qua la nostra bella legge. Eccolo qua. Lei dice che attivabile quando fa legion, nel turno in cui fa legion, possiamo. Ah, se questa unità, scusa, se questa unità è in legion. Ah, quindi non nel turno in cui fa legion, quando è in legion. Quindi se, basta che sia in legion, non deve essere per forza il turno in cui l'ha completato. Tappiamo 3 danni. Sono tanti, sappiamo, però ci permette di pescare una carta per ogni unità nella fila centrale. Quindi se lei è in Legion, sono già 2 unità nella fila centrale. Se poi c'è anche un supportino dietro, sono 3. Quindi pesca 3 carte e ne scartiamo una. Può essere utile perché poi col critico si riescono a stappare tanti danni, oppure con l'effetto del G3 che abbiamo visto prima, che se non colpiamo con la retroguardia, possiamo stappare sotto una carta all'anima e stappiamo. Quindi molto utile. E poi un altro automatico, sempre in Vanguard. Quando questa unità attacca un Vanguard, se abbiamo un'altra unità nella fila centrale, quindi se siamo in Legion o se siamo supportati, lei prende più 3000. Quindi è una Legion che attacca da 23. Fortissima, pure questa ci può servire in alcuni momenti. Poi andiamo ai G4. E così riusciamo a capire il perché. Allora, tornando ai nostri effetti, appunto, diciamo quello che è la sinergia del mazzo, quello che il mazzo dovrebbe fare normalmente, andiamo a Mirroir, il G4 più forte, uscito adesso in GBT8. Lei praticamente ha un attivabile in vango una volta per turno, girate una carta a faccia in su nella G-Zone e prende praticamente un'abilità automatica che dice: quando una nostra unità con sorella da battaglia colpisce un Vanguard, possiamo tappare un danno e pescare una carta. E poi una continua in GB3, quindi deve essere la seconda stride, oppure dobbiamo aver parato con una G-Guardian nel turno di G3 dell'avversario o quando ha stridato. La continua dice che, scusate, ragiono un attimo. Ah, è esatto, un oracolo. Quindi se abbiamo 5 più carte in mano, tutte le nostre unità nella fila anteriore, quindi prendono più 1000 per ogni carta nella nostra mano. Ecco perché vogliamo avere tante carte in mano. Quindi la combo col G3, ecco che cosa vogliamo avere. Quando stridiamo sul G3, prendiamo l'abilità appunto automatica, che se il nostro retroguardia non colpisce, togliamo la carta d'arma e stappiamo un danno. Quindi il nostro avversario non saprà esattamente cosa fare, perché se ci fa colpire, peschiamo tappando uno, se non ci fa colpire, stappiamo danno. Quindi mette abbastanza pressione questa cosa. E poi, se riusciamo ad avere 5, 6, 7 carte in mano, diamo più 5, più 5, più 6, più 7 alla fronte, che riusciamo a fare delle colonnine da 21, 22, 23. E se abbiamo questo G3, questo G2, scusatemi, Berrymoose, questo qua,
con lei magari riusciamo a fare anche delle colonne da 26, 27 tranquillamente, quindi da sola. E questa, diciamo, è la sinergia più forte del mazzo, questa qua. Poi altri G4 che andiamo a giocarci sono 3 di quello, sempre sorella da battaglia, perché lo flippiamo per lei eventualmente, oppure se per caso non abbiamo usato Gigante, possiamo fare lei di prima stride eventualmente, se proprio non vogliamo usare lei, ma diciamo che perché lei ci fa pescare subito, perché cosa dice? Che quando un automatico, quando viene messa in Vanguard questa unità, guardiamo dalla cima del deck tante carte per quante unità abbiamo con sorella da battaglia in campo in quel momento. Quindi se abbiamo lei e un'altra retroguardia, abbiamo 2 unità con sorella da battaglia, guardiamo le prime due, ne aggiungiamo una alla mano. E l'altra mi sembra che viene messa in fondo, e metti il resto in fondo, esatto, in qualsiasi ordine. Quindi lei eventualmente può essere la prima stride se abbiamo bisogno di aggiungere carta alla mano, e poi come seconda stride facciamo lei. Poi altra stride, che è questa qui, che si chiama Wakarikurume, roba del genere. Lei praticamente ha un'abilità automatica in CB3, CB2, scusatemi, girando giriamo una carta con lo stesso nome nella zona, nella G-Zone, giriamo la stessa carta, e lei praticamente possiamo tappare un danno e togliere una carta dall'anima, e peschiamo una carta quando attacca, questo lo fa naturalmente, giusto, quando attacca. Quando questa unità attacca, esatto, quando attacca un Vanguard, possiamo girare una copia, la sua copia faccia in su nella G-Zone. Tappiamo un danno, togliamo una carta all'anima, poi peschiamo una carta e poi prendiamo una carta dalla nostra mano e la mettiamo in cima al deck. Quindi ci possiamo incimare un critico o una cura prima del controllo d'assalto. Quindi mette abbastanza pressione, anche se fondamentalmente andremo a fare sempre quelle sorelle da battaglia, però abbiamo 16 slot e adesso possiamo usare anche lei. Poi monocopia di Blizza, sempre utile, in alcune situazioni potrebbe tornare utile anche se non lo tireremo praticamente mai, penso. Lui dice che un'automatica, quando questa unità attacca un Vanguard, possiamo tappare un danno, girare una carta faccia in su nella G-Zone, e questa unità prende più 5.000 per ogni carta faccia in su nella G-Zone. Quindi se siamo in late game avanzato e la partita è andata per le lunghe, abbiamo 5 o 6 carte nella G-Zone faccia in su, ne giriamo un'altra, diventano 7, lui prende più 35.000, quindi diventa un 61 da solo. Magari l'altro, il nostro avversario non ha una PG o non riesce a parare il G-Guardian, e possiamo vincere la partita. Poi giochiamo il monocopia di Sebreeze, quindi, che serve, come ben sapete, questa carta. Lei dice che se siamo a G3 e il nostro avversario nel turno precedente non ha convocato, possiamo tappare 2 danni e scartare una carta alla mano e possiamo fare stride. Questo serve se l'avversario per caso vuole stallare a G2, il turno dopo noi mettiamo a G3, possiamo, se abbiamo 2 danni possiamo stridare, se ci può fare utile. Monocopia utilissima. Poi G-Guardian, 4 G-Guardian, G-Guardian di Oracolo. Questa G-Guardian dice che scartiamo una cura, la mettiamo nel cerchio del guardiano dalla G-Zone, la giriamo appunto a faccia in su nel cerchio del guardiano. Lei scuda da 15.000, ma se abbiamo 3 o più carte nella nostra mano, che con Oracolo è facile averle, scuda da 20.000, quindi un bel parante da 20.000 con lo scartando una cura, ottimo. E poi ne giochiamo una quinta di Rakdom, carta appunto più forte del set che è appena uscito, GBT8. Lei è la G-Guardian generica degli altri clan che non hanno avuto supporti. Lei dice che praticamente, appunto, scartando una cura, la schieriamo nel cerchio del guardiano della zona G, e scudiamo da 15.000, e poi
possiamo scegliere di scartare una carta e peschiamo una carta, quindi ci può servire per ciclare, ecco perché la giochiamo eventualmente, visto soprattutto che facendo legge magari abbiamo la possibilità di tirarne più di 4 volendo, se ne abbiamo magari due contemporaneamente, quindi ci potrebbe essere utile. Quindi questo è tutto. Il mazzo è carino, si fa giocare. Diciamo che non è un T1 assolutamente. È divertente da giocare, vi fa pescare tanto. Purtroppo non ha quel guizzo per permettervi di appunto di dire: beh, se vado con questo vinco tutte le partite. No, è un mazzo che comunque ti fa divertire e ti permette anche di vincere partite, però non è assolutamente un T1. È un mazzo che adesso si può giocare in questo meta, poi più avanti si vedrà se usciranno altri supporti. Per adesso ve lo consiglio se avete le carte e non dovete recuperarne troppe. È un mazzo divertente. Questo è tutto, vi saluto. Mettetemi, mi raccomando, un bel like. Ci vediamo ai prossimi video con i prossimi decklist di GBT8. E un saluto a tutti. Ciao.